Buonasera, buonasera a tutti, eccomi di nuovo con voi, che tento di erudirvi in merito al tempo che sarà nei prossimi giorni. Sono mancato un paio di giorni, ma del resto lavoro anch'io, devo comunque cercare di ottimizzare quando posso e darvi il meglio per quella che sarà nella previsione del tempo attuale e nei prossimi giorni. E guardate già che cosa vi mostro. Guardate che carta, che scambio meridiano, è l'ultima previsione del modello americano di stasera. Previsione che è nel lungo termine, che conferma quanto detto più volte in questa sede con un afflusso artico marittimo che proviene quindi dal Mar Glaciale Artico e con precisione chirurgica tende a fiondarsi nel Mediterraneo centrale. Formare una intensa bassa pressione con temporale abbassamento delle temperature e fenomeni anche intensi. Questa è la previsione, dicevo, appena sfornata dell'ultima emissione che è uscita poco fa, prima di collegarvi. Ce ne sono altre diverse, ma tutto questo comunque è indicativo del fatto che c'è notevole, oltre incertezza, ma notevole dinamicità per quanto riguarda il futuro. Diciamo, del tempo che farà in questo mese di maggio, più in generale questa stagione primaverile avanzata. Scusate se lo dico, ma come potete vedere, continuano ad essere smentite con il continuo martellamento anche da parte di follower di una certa esperienza che comunque prevedono sempre e comunque caldo africano a oltranza che deve arrivare nelle nostre regioni, che in realtà viene continuamente smentito. Anche nei confronti di chi comunque fa di questo tipo di previsione un cavallo di battaglia per cercare comunque di, a questo punto di avere qualche diciamo visualizzazione in più. Consentitemelo, non è così, è stato così. L'africano è comparso, vi ho spiegato anche i motivi per cui spesso ci ritroviamo con un anticiclone africano e lo ribadisco anche adesso, come vi ho detto altre volte. L'afflusso che proviene spesso dal Nord Atlantico, anziché confluire qui al centro del Mediterraneo, si fionda, diciamo, ha come traiettoria più ovest, finisce sul Portogallo e richiama poi correnti calde verso il Mediterraneo centrale. E queste correnti calde diventano con un'anomalia fortemente positiva proprio quando giungono da noi, perché in partenza dall'Africa le temperature sono nella norma sostanzialmente, anche se andate a vedere quelle odierne, anche nella previsione, ma ovviamente quando correnti di questo tipo giungono nel Mediterraneo creano un'anomalia positiva perché forte, anche perché in sostanza arrivano con temperature molto elevate, non consone a quello che è l'ambiente mediterraneo e la nostra latitudine, specialmente in questo periodo. Ma il tempo adesso non sembra andare verso questa direzione, ora c'è molta instabilità nelle nostre regioni, soprattutto al centro-sud. Oggi è una giornata finalmente instabile e piovosa anche in zone dove comunque c'è un deficit idrico, come la Sicilia, lo Ionio, il Medio-Basso Adriatico, dove arriveranno finalmente le piogge. E nelle altre zone d'Italia, diciamo, il deficit idrico non c'è, anzi, c'è un surplus idrico in alcune zone del nord, soprattutto il nord-ovest, che negli anni passati era stato anche penalizzato dalle precipitazioni, ma quest'anno in particolare ci sono accumuli di 3-4 metri di neve, come vi ho detto anche in altre occasioni, oltre 2000 metri sulle Alpi, e i quantitativi di pioggia, anche recentissimi, non sono mancati. Quindi in molte zone siamo in surplus idrico, ripeto, rispetto alla media delle precipitazioni generalmente che si hanno in quelle zone. Adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo, ma vedete, guardate questa stupenda saccatura, intanto ve la spiego. La saccatura, cioè due zone di alte pressioni in mezzo a questo canale perturbato, questa è la previsione dopo metà mese. Quindi anche le previsioni per la seconda parte di maggio, che inizialmente sembrava e dovesse essere dominata dal caldo, stanno cambiando. Quindi si fa presto a dire caldo, la scomparsa del caldo, perché qui in luogo di quello che doveva essere un ritorno dell'alta pressione si vede una forte depressione foriera di maltempo. Questa è la pressione, poi chiaramente cambieranno, ma a questo punto, nel lungo termine, allora
È tanto valida questa come può essere valida una del caldo, perché se c'è alternanza di previsione c'è anche incertezza, c'è molta dinamicità e quindi aspettiamo a parlare e vediamo cosa ci offre questa stagione. Andiamocela a vedere un po' più nel dettaglio le carte. A questo punto ecco che addirizzo anche lo schermo così vedete il mio bel viso. Avete visto la maglia, mi raccomando, il logo ce l'ho anche dietro, perfetta, e sta arrivando il nuovo stock. E quindi vi ho già detto, per contribuire al canale è un modo come un altro per sollecitare questo canale, farlo girare iscrivendosi a YouTube. Se volete acquistare la maglia avrete una testimonianza del canale, e per me è molto importante, ve lo ripeto, mi tocca ripeterlo perché comunque vedete quanti sforzi faccio per pubblicare video, eccetera, e ripeto, non guadagno io, nel senso io non ho una fonte di reddito da questo lavoro tale che possa essere indipendente. Lo faccio per passione e continuo la passione a produrre risultati. E chiudo questa parentesi prima di introdurvi con Instagram, che sta raggiungendo i 300.000 follower, tutto fatto artigianalmente, senza additivi, senza promozioni. Grazie veramente a voi, grazie a tutti su tutte le branche social di Meteoscienza che ci aiutate. E il secondo sito in Italia di questo genere. Ma andiamo avanti, poi non vi voglio tediare con questi argomenti adesso perché c'è tantissimo da vedere. Guardate qua, ecco la depressione che sta agendo nel Mediterraneo, guardatela come sta portando le piogge verso il sud Italia e anche nelle regioni centrali oggi, vedete come, e poi come agisca questo fronte perturbato da sud verso nord, che poi si sposterà verso est e genererà altre piogge al medio e basso Adriatico e al sud, così da, diciamo, dare un po' di respiro a settori che erano stati maggiormente penalizzati, come dicevo, dalle precipitazioni in questi ultimi mesi. Eccole qua le precipitazioni, vedete, guardate come sono diffuse anche fino alle centrali, ma anche con temporali qua nel Piemonte, poco fa erano nel Canton Ticino, insomma, c'è dinamicità, c'è molta dinamicità. E adesso andiamoci a vedere cosa dicono le carte rapidamente, perché ho parlato tanto. Vedete, guardate, guardate qua, guardate la depressione attuale come agisca nelle nostre regioni. Eccola. Aspetta, vi aggiusto anche la carta in maniera tale da vederla al meglio. Ecco qua. Vedete, guardate come va ad agire. Se ne va, torna l'alta pressione, ma poi iniziamo subito. Primo peggioramento, primo intenso peggioramento che si avrà entro metà mese. Vedete questo qua? Già dal 15, questo non è quello che avete visto prima, ma è un altro peggioramento intenso che colpirà soprattutto il nord, centro-nord, col sud che vedrà un po' di caldo. Questa volta sì, lo vedrà. Ma poi che succede? Guardate, attenzione, eccola, arriva un nuovo peggioramento. Guardate questa goccia fredda che arriva dopo metà mese, senza fine. Sembra che rimonti alta pressione sulle isole britanniche, e poi arriva una nuova saccatura. Eccola qua. Qui siamo, secondo questa previsione, è lontana, saremmo addirittura alla terza decade. Guardate come entra, arriva fino al Mediterraneo, come affondi. Lasciamo poi, guardate le anomalie, ve le faccio vedere rapidamente. Guardate il freddo, le anomalie calde come lasciano il posto al freddo. Guardate la che finale. Insomma, ve l'ho fatto vedere rapidamente perché mi sono dilungato abbastanza, ma avete visto che cosa succede. Quindi dall'instabilità odierna si passa poi a un temporaneo miglioramento, ma una nuova perturbazione arriva a metà mese, isola una goccia fredda, e dopo, secondo la previsione attuale del modello americano, addirittura una saccatura artico-marittima. Quindi il maltempo prosegue, arriva, diciamo, un maggio instabile che, se dovesse andare, ma ancora questa è una delle tante missioni, ma comunque fa testo. Se dovesse andare in questo modo, insomma, ne vedremo delle belle. A questo punto, un abbraccio a tutti, vi saluto, ma ci aggiorneremo perché c'è tanto da dire. Ciao, ciao!